Eccoci qua. Allora, dobbiamo finire la prova dell'acqua. Quindi risolvi il mistero della sorgente. E qui dobbiamo ovviamente di queste quattro candele, queste qui non si possono accendere. Praticamente è sempre quel sogno che praticamente ci dovrebbe comparire però un'interazione qua. Con apro queste qui sono già accese. Praticamente la volta scorsa avevo fatto la combinazione e sono rimaste accese dall'ultima volta. Allora queste, e quindi devo andare qua allora. Questo qui da questo qui è un guardiano che protegge quest'altra porta. Si è sito sul tondo addomestica. Ah, quindi siamo passati nell'altra prova. Dobbiamo andare là. Vediamo di qua cosa c'è. Qua non si può salire. E non abbiamo vigore a livello 3. Ah, praticamente la volta scorsa bisognava solamente di idea domestica, allora. This must be the seal that Glendon spoke. It looks like the silhouette of the mountain of Tir Fadi. And a face is drawn there. The spirit of the volcano. One of the faces of our new Lo spirito del vulcano. Ah, ok. No, pensavo ci fosse buggata, dico buio, qua non succede niente. C'era lì quel mostro che non faceva niente, dico buio, cosa. C'è qualcosa che non torna. Invece. Non mi convince, comunque Tirtumad Honor Manawi. I congratulate you for passing the trial. Enter. abbiamo superato la prova. Lo spirito del vulcano. Andiamo a parlare, vediamo cosa succede adesso. And so you have returned. Can you tell me what the seal deep within the cavern brings into your mind? A face in the mountain of Tir Fadi. Then you have seen the true face of the island when looking into her waters. And the island has seen inside you. You have given the blood of the animals that protected the entrance to the passage.
you have chosen strength a first time. In the second room, you have awoken the Dosentats to better best them. Finally, you have completed the ritual. And in so doing, the Guardian recognized you as a wise man. You choose to trust the way of rules and wisdom. It is a difficult path, but it carries generous fruit. The island has seen your intelligence and also your compassion. The friendship of Katasach towards you no longer surprises me. Am I authorized to encounter Enor Milfrictamen now? To present him with my request? If the High King agrees, yes. We shall not oppose that decision. Only a High King or High Queen is allowed to open the sanctuary. I warned you. Siamo solo all'inizio, praticamente. Where can I find them? I do not know. And I believe that it may be another trial on your part to find the one you seek. Is he hiding? Has he been captured? He disappeared several months ago. È scomparso. Dobbiamo convincere gli altri, praticamente. Le consiglio. Important chiefs of the clans here at the council. There was Deirdre, Blackmead, Ulan, and Dunkas. My mother, alas, can tell us nothing more. Yes, I heard about your loss, Yora. And the worst, Tirse. Mourning is a difficult time to pass. And the worst, Tirse. Thank you, Deirdre. Deirdre is the mal of the clan of the Storm Warriors. You will find her in the village of Fedlook. I've already met her. She sent me to confront a guardian. That sounds like her. Ulan is the mal of the village of Vignamri, near the coast. It is said that he welcomes the Renaxi. As for Dunkas, he leads the Vigigidor. He is the chief of the Earth Healers. His village is not very far from the Didekid and Nadaides. Very well. I will go and see them. Try to find this High King. Thank you, Glenda. Kwa awalam said. I hope that you will find him. Ovviamente, dobbiamo sempre fare un certo giro di rotto per incontrare quello. Adesso sicuramente ci daranno altre sottomissioni da fare, come al solito. D'altronde ruota tutto su questo, eh. Voi andate da uno, dice: ah, ti faccio questo favore, però tu in cambio mi devi fare questo lavoretto. E quindi è tutto un rincorrersi di sottomissioni e missioni secondarie, così possiamo dire. Praticamente adesso noi dobbiamo ritornare da Constantine. Constantine è nascosto qui. Sì, è nascosto, è giù in cantina, così possiamo dire. Ok. E qui c'è la mappa del mondo dove siamo adesso, del sottomondo, diciamo, no? Abbiamo anche un punto vicino, era un punto vicino di viaggio, questo qui, credo, sì. Ok, ma abbiamo anche residenza dei Ser, sì, residenza dei Ser. Bene, allora facciamo il rapporto e qui, come al solito, è sempre una fase di intermezzo. Poi ovviamente ci sono anche le missioni riguardanti i personaggi. Ogni personaggio ha delle faccende che noi dobbiamo aiutare, insomma, no? Tutti quanti hanno delle sottomissioni riguardanti se stesso. Mi sembra che uno dell'ammiraglio vuole capire le sue origini. Padre Petrus non so, dovrei ancora chiedere. Facilmente riguarda il suo clan dei missionari, che magari ci sarà qualcuno che non
di cui vuole sapere o... ok. Qua non c'è niente, andiamo di là. Tanto siamo qui attaccati. Adesso non mi ricordo se è questa porta o l'altra. Questa forse. Nascosto qui da... al riparo da nemici e... aspetta, ho sbagliato strada, no, è giusto. Ma l'ho lasciato qui la volta scorsa. Dove si è... aspettate che guardo. Beh, piano interrato. Ah no, è ritornato su allora. Ok. Ho convinto che fosse ancora qua. Ah, come non detto allora. Ah, forse l'ha valutato giù solamente in quel frangente. Si è ritornato su, diciamo, nella sala grande, ecco. Non è la sala del trono perché lui è il governatore, è la sala del governatore. Ci picchia quanta gente adesso qua. Dorsey's condition in spite of our inquiries. We are extremely worried. And then all of a sudden one of his guards appears, shaken and on his own, though he is part of his retinue. Please, succede qua? Allow me the chance to shed some light on it. Your soldier is nothing more than a coward for abandoning his highness. Tell me, what is going on? This soldier has just reported in. He is asking for reinforcements. He believes that Lord Dorsey has been attacked. He believes? He ran here without full knowledge of what happened first hand. I was sent on patrol far from the camp, but I heard screams from men and from beasts. I wanted to return to camp, but then I heard a deafening sound, grinding like a landslide. I thought then it would be best just to go and get help. Thank you, Lieutenant. You are dismissed. I would like to have a discussion with this man alone. Yes, sir. My lady, could you lead these fine people into the hallway, if you would be so kind? Certainly. I deplore this embarrassing turn of events, but know that you have my full support in all circumstances. Questa era la sovrana prima che arrivasse in the interest of avoiding a general panic, tell me precisely what happened back then. Your cousin ordered us to escort him beyond the town limits. The islander convinced him to go on some journey. By islander, do you mean the Danae to treat his affliction? Yes. A strange bird. Missing more than one feather, you ask me, sir. I was ordered to set up patrol along a small path, rather far from the rest of the company. I was told to protect our perimeter from anyone wandering along. According to the islander, it was the only access to their planned destination. I did my rounds for quite some time. Not a soul came along. But then I heard cries a ways off. And I went running to help. I heard an enormous crashing sound like an avalanche of rocks. So then I turned right back around. And you ran all the way here.
Praticamente credo che Constantine sia andato col suo medico, che sarebbe un isolano, a dire di lui. E quindi cerchiamo di capire bene la storia. Dove ha avuto l'uovo? Do you know precisely where the company was when you heard these sounds? No, not precisely. I hadn't gone there. But I could show you where I was posted. The islander said they were following the path. But he was quite a ways ahead when I lost sight of them. Why didn't you go and look for yourself? To see if they had been buried by a rock slide? What? Alone? What could I have done? It seemed of greater urgency to go and get help. I'm still having trouble deciding if cowardice or intelligence got the best of you. But that's a question for your superiors. My cousin was quite weak. Do you know why he decided to follow the Danae? His Highness was feeling much better. The potions that he was drinking must have been potent. I mean to show no disrespect to His Highness, but that islander had the high ground in the War of Wits. I wasn't privy to their council. I haven't the beginning of an explanation for the expedition, but your cousin was all full of enthusiasm and ordered that we set out as quick as we could make ready. That sounds like him. What sort of message is that? Again. I am sorry, sir. But I don't know anything else I could tell you. Dismissed, soldier. Looks like I'm going on an expedition. Thank you, sir. Ok. Diciamo che i guai non vengono mai da soli, cioè ce ne andiamo a cercare. Va bene, dai, la prossima volta cercheremo di seguire Constantine e la sua scorta. Dovreste anche stare attenti sulla destra quando vi compare la missione, schiacciare R3 così vi compare subito sulla bussola dove andare, vedete? Trovo l'accampamento di Constantine e della sua scorta, quindi lo faremo la prossima volta. Ciao!